Ecco a voi il materiale del progetto Le difese del lago d'Idro. Cosa consiste? Consiste in dei librettini di tutti i comuni che fanno parte della nostra ricerca, ad esempio Vestone, Presieglie, Vobarno, Magasa, il comune di, come vedete, Anfo, il Treviso Bresciano, Idro, Capovalle, Valvestino. E queste praticamente sono i morti della Grande Guerra, i caduti della Grande Guerra. Qua è tutto, tutti i manufatti costruiti durante la Grande Guerra in questi comuni. Queste qua sono le fotografie d'epoca, del posto, dettagliate, fotografie delle nostre escursioni. E questi qua sono tutti i segnalini che useremo per tracciare i sentieri della memoria. Tutto questo progetto corrisponde, praticamente, serve per far conoscere il territorio e far conoscere la storia di questo territorio durante la Grande Guerra. Ringrazieremo più avanti tutti gli enti e tutti quelli che ci hanno aiutato. Adesso, per il momento, questo qua è un video di presentazione. Spero anche vi vada bene. Dopo, per esempio, ogni libro è diverso dall'altro. Sono le spiegazioni. Sono alcuni che sono dentro anche, vedete? Abbiamo anche le fotografie all'interno, bianco e nero a colori, e dopo c'è la spiegazione di tutto questo progetto qua, che vi spiegheremo più avanti. Sulla cima dell'Antelegolo, qua, come specificato prima, aveva una visuale stupenda sul lago, ma serviva per la difesa della valle, praticamente che ci troviamo davanti noi, come vedete adesso, Bisenzio, Vaiale, Berga, e si vede fino a mai la strada che porta alla Val di Canale. Queste cose qua, questo qua aveva un'altra peculiarità, il Monte Antenegolo. Oltre ad avere le cose di artiglieria, aveva anche uno stupendo, tuttora difficile da vedere, qua sotto questo basamento, che era l'osservatorio. Infatti, se noi adesso arriviamo all'osservatorio, poi vi farò vedere l'ingresso, qua vi era la cupola dell'osservatorio. Qui, infatti, adesso purtroppo la vegetazione si è impadronita dello specchio d'acqua, si poteva vedere tutto il lago d'Idro e soprattutto si aveva una stupenda visuale sul porto di Camerelle, praticamente a Baitoni, e si poteva vedere praticamente l'Austria, il troncone d'Austria, per regolare i colpi che partivano dal vicino forte di Valledrane. Adesso l'ingresso, ve lo faremo vedere, parzialmente ostruito. È qua, come potete vedere. Fatto qui, siamo sempre usciti, appena usciti dalla caverna. Qua si vede il lago d'Idro con la rocca d'Anfo. Qua c'è il nido di mitragliatore che c'era, infatti montato qua, dentro nella sua trincea. E questa era la nostra cannoniera, dove siamo usciti noi adesso. Adesso prenderemo le tre linee di trincee e saliremo in cima al Montestino. Bellissimo posto. Saliamo verso il punto della rocca, della Bocca Cocca più spettacolare. Come vedete, questa stupenda mulattiera fatta su muri a secco, come vedete, ancora col suo muro. Questa cosa, vedete, perché hanno fatto una cosa del genere? Qui, come si vede, si dominava la valle, il Piombino, ma per dominarla serviva una cosa importantissima, un nido di mitragliatori. Come abbiamo visto sotto prima, ce n'era uno resta sopra la motta di là e l'altro resta qua davanti. Adesso ci andremo a far vedere dove è situata il nido dei mitragliatori che governava la Val di Piombino. Saliamo le ultime tre scale e vedete dove era situata. Si passava da questo angusto sentiero e si andava là a vedere il nido dei mitragliatori. Punto. Malga Cimego e Malga Caino, e andiamo a vedere, di fronte avevamo il Castel Condino e troviamo questo piccolo baluardo difensivo, o questa cannoniera in roccia. La peculiarità di questa costruzione, qua abbiamo la ricervetta, è che è stata scavata dentro nella roccia, come vedete,
questa stupenda cannoniera. Adesso andiamo, ve la facciamo vedere, ancora con i suoi tiranti per legni originali e anche i chiodi. Si può vedere, si entra, qua c'era la bellissima riservetta, qua sono giù ancora quello dove mi ha piantato il cannone, vedete anche il gancio, dove veniva agganciato per il rinculo, e questa era la fantastica visuale che avevo bisogno di togliere via le piante naturalmente, e qua sparava verso dosso dei morti, allora la direttrice verso dosso dei morti, come vedete, tutto ancora benissimo, conservato benissimo ancora con i suoi sostegni per il legno, per non far entrare l'acqua, vedete, sono ancora tutti i chiodi originali, come vedete, ancora tutti i chiodi originali qua. Questo è uno stupendo posto che ci ha fatto scoprire la signora Anna Bresciani dell'Agritour Marga Caino. Ci troviamo a Vestone, davanti a quello che era la ex caserma Chiassi. Qui, nata come convento nel 1600, convertita più volte da luogo di culto a non luogo di culto tra francesi e austriaci, poi venduta, fu comprata dal Demanio nel 1890, dove iniziò la sede dello storico battaglione del Vestone, del Quinto Alpini. Qui ora, come vedete, sono dentro delle case, c'è incorporata una chiesetta e soprattutto c'è sul Museo del Lavoro, che adesso andremo a vedere nel prossimo video. Siamo sempre a Castellantico, in località di Nemprato. Qua, su questo pianoro, sorgeva il villaggio retico romano. Mentre durante la Grande Guerra, qui esattamente alle mie spalle, posteremo una foto della morte di un cavallo di un tenente della 16ª artiglieria. Qui era importantissimo perché, come vediamo, era un balcone sulla fine del lago e sulla Grande Guerra. Infatti nel 1918 era stato approvato dal Regio Esercito di fortificare questa zona. Infatti qui sarebbero state posizionate delle piazzole di artiglieria in caso di avanzamento del nemico. Infatti era stato predisposto lo spostamento di materiale, ma poi con la fine della guerra non si è più fatto nulla. Bene, siamo arrivati a quota 702. Questa qua era la vasca che dicevamo prima del mortaio, che doveva sparare in protezione della fobia. Infatti qui, come la malga appena lì sotto, fu presidiata da un piccolissimo numero, come ho detto, di soldati che salivano verso la fobia, cima Famè e la Cavacca. Questo era uno dei due pezzi di artiglieria che c'erano qua, nascosti nelle retrovie. Adesso andremo a cercare l'altro, che purtroppo dalle carte non sappiamo dove cavolo è. Però sappiamo che ce n'erano due. Ah, dimenticavo, su quel cucuzzolo qua c'era su un presidio che controllava il fiume. Stiamo salendo la strada che porta a Forte di Baremone e troviamo i primi manufatti. Questa qua era dove era il deposito e la ex stalla e l'ex magazzini, e qua sopra vedete il casermone che dopo andremo a vedere. Il deposito e il magazzino era fatto dal primo pezzo qua, che era uno stallo. Infatti se noi entriamo vedete che ci sono ancora i ganci per le bestie. Ok? Questi erano gli stalli per le bestie. Naturalmente qua era molto più alto e vi era un secondo piano dove vi era posizionata la truppa. Qua sotto era tutto stallo e magazzino, vedete ancora i cosi dove c'erano le tramezze, qui c'erano le finestrone, e si usciva anche da questa parte. Se andiamo avanti, vedete, caserma, qua si usciva, si aveva una bellissima vista sulla Valle Aversa qua davanti e sulla Rocca Pagana, nonché sulle valli Bagolino. E qua erano due cose. Questa, sulla planimetria, era una antica cucina. Era un'antica cucina, anche se qua non si trovano i manufatti della cucina, però questa viene segnalata come antica cucina. E che più avanti, come vedete, queste due cose qua era l'arrivo della teleferica. L'arrivo della teleferica che portava i materiali e i bestiami da sotto alla Valle Aversa a qua praticamente. Questo qua dentro invece era il deposito dell'acqua, come vedete la cisterna dell'acqua, e qua sopra c'era il magazzino col bagno, no, però non bagno come intendiamo noi latrine,
che erano qua più avanti, ma era praticamente era il complemento della cucina, dove c'era un magazzino, praticamente cucina, e dove c'era anche una piccola fontanina. E qua abbiamo visto il primo pezzo. Troviamo in Val d'Archiese, nel comune di Praso, e siamo a Forte Corno, come vedete qua sulle mie spalle. Forte Corno era uno dei 5 forti che faceva parte della cinta del forte di Verdaro. Davanti a noi troviamo il Forte Cariola, Pian del Por, sulla dritto, dove c'è indicato il mio dito. Qua sotto c'è il Forte di Verdaro che non vediamo, o Forte Larino. Di fronte a noi c'è uno degli altri due forti che sono stati tolti, che era Re Verregger e il Forte Danzolino. E qui sopra andremo a cercare, io e il buon Claudio, andiamo alla ricerca del Forte Ipogeo di Peschiera, che la divide in due livelli. E andremo a cercarlo adesso, infatti, questo qua è il Forte Corno, che vi spiegheremo più avanti tutte le sue caratteristiche. Come si vede, qua siamo dalla parte praticamente della viva del forte, dove viveva la truppa. Qui c'era il magazzino del comandante, qua c'è una piccola isoletta di proiettili che servivano per le caponiere sopra, qui di sopra si saliva alle camerate, che adesso vi faremo vedere. Infatti, qua sopra, come si può notare in tutta la grandezza, qua vi erano tutte le camerate sopra dei soldati, ed erano 25 camere. Qua, come si prosegue, vediamo, più avanti, quella di prima era la cosa del comandante della cosa, qui era la vera entrata per le truppe, qui era la vera entrata, e qui si proseguiva per i vari locali, che come ho detto prima, sotto erano per i graduati, sopra era per la truppa. Qua si procede sempre in questo bellissimo contesto e andremo a trovare le cose invece che vi erano anche qua, come le cucine. L'inquadramento del forte di Valledane. Il forte di Valledane all'inizio della Grande Guerra era stato concepito insieme a altri 6 forti per difendere quello che vediamo qua davanti, il lago d'Idro. Qui, su questo cose, ne furono progettati ben 6. Uno a Antenegolo, uno qua a Valledrane, uno qua sotto a Casa di Porto, uno sul Monte Manos qua davanti, uno sul Monte Gannone e uno sulla cima dell'Ora, che da qua si vede dietro il pino, praticamente, che era in contatto visivo con questo forte. Alla fine, i costi spropositati di tutte queste operazioni ricadettero sulla costruzione di solo 2 forti, come comunemente chiamati, che fu questo di Valledrane, grande, che andremo a spiegare dopo, il forte del Cima dell'Ora. Poi furono dei forti campali, furono costruiti al Manos, all'Antenegolo e al Gannone, mentre qui alla Casa di Porto, qua sotto, vi fu solo un piccolo accampamento.